Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci qui in uno spazio nuovo che è dedicato alla chitarra. Siccome in questi giorni molti di noi rimarranno a casa e io stesso resterò a casa, quindi ho deciso di, tanti so che hanno la chitarra in casa e magari non la sanno usare, ho deciso di dedicare uno spazio per imparare a suonare la chitarra in modo semplice e basilare. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di cominciare a mettere le mani sulla chitarra, dobbiamo sapere alcune cose sulle note musicali. Come ben sappiamo, le note sono sette e sono do, re, mi, fa, sol, la, si. Queste note però hanno anche delle altre noticine che si chiamano diesis oppure bemolle. Che cosa vuol dire? Vi faccio vedere un grafico così possiamo capire bene di che cosa stiamo parlando. Bene ragazzi, quello che dobbiamo sapere è che le note, io ho disegnato due tastiere del pianoforte per farvi vedere un po' quello che sono i semitoni e i toni. Che cosa significa? Che dove ci sono i due tasti neri vicino alla tastiera, qui a sinistra c'è il Do. E io ho scritto tutte le note dal Do fino all'altro Do, coprendo la distanza di un'ottava. Accanto, salendo in questa direzione come indica la freccia, quindi da sinistra verso destra, i tasti neri che troviamo sul pianoforte si chiamano diesis e il simbolo è quello del, diciamo, del cancelletto, per intenderci, che è proprio il diesis. Quindi se questa nota è Do, accanto avremo proprio Do diesis, il tasto nero. Perché questa distanza è piccolissima e si chiama semitono o mezzotono. Poi accanto avremo ancora il re, dove questa distanza da do diesis a re è ancora un semitono, e così via, ci sono sempre distanze di semitoni. Quindi se questo è il re, questa nota prende lo stesso nome con il diesis, re diesis. Come possiamo notare, tra il mi e il fa non c'è il tasto nero perché questa distanza è già piccola, è già un semitono. Quindi non esiste il mi diesis, ma c'è direttamente mi fa come distanza già piccola. Poi avremo ancora fa diesis, sol diesis, la diesis e tra il si e il do ancora non c'è il tasto nero perché anche questa distanza è già di un semitono, quindi una distanza molto piccola. Per quanto riguarda i diesis, questo. Per quanto riguarda i bemolle, dobbiamo vedere la stessa tastiera, ma andando al contrario. È un discorso un po' difficile da spiegare, le motivazioni, però diciamo prendiamo per buono che sia così. Cioè, vedendo la tastiera al contrario, quindi da destra verso sinistra, troviamo do. Sì, i tasti neri prenderanno il nome della nota che li precede scendendo. Quindi se questo è il Si, questo sarà Si bemolle. Poi avremo il La, La bemolle, Sol, Sol bemolle. E come abbiamo visto, intanto tra il Do e il Si, non essendoci il tasto nero, non ci sta neanche il Do bemolle, non esiste Do bemolle, perché questa è una distanza piccola. Andando indietro, anche tra il Fa e il Mi, ovviamente non c'è il bemolle, ma troveremo sicuramente Mi bemolle e Re bemolle. Quindi per ogni ottava ci sono 5 alterazioni che si possono chiamare diesis nel caso in cui si salga e bemolle nel caso in cui si scenda. Bene, ora che sappiamo che cosa sono i semitoni e i toni, eccetera, possiamo dare inizio alla conoscenza della tastiera della chitarra, che è questa parte dove ci sono anche dei puntini. Si chiama tastiera questa. Questo è il manico, questa è la paletta, questa è la cassa armonica e ci sono sei corde. Le corde si possono suonare sia a vuoto, cioè senza cliccare sulla tastiera, e si dice proprio suonare a vuoto, oppure si possono suonare pigiando sui tasti, ma questo lo vediamo fra un po'. Le corde a vuoto hanno già un nome, sono già delle note e sono, partendo dal basso verso l'alto, mi, si, sol, re, la e mi.
Per ricordarcelo è molto semplice, mi si sorella a me, mi sei sorella a me. Questo è un modo per ricordarlo, quindi mi si sorella a me, dove questo si chiama mi cantino perché è più squillante, e questo è il mi basso, mi grave. Bene, questo è per quanto riguarda le corde a vuoto. Impariamo quindi ad accordare la chitarra, cioè questa nota. Come tutte le altre note, le corde sono soggette alle variazioni di temperatura, quindi dal caldo e al freddo la chitarra potrebbe scordarsi un po' e quindi abbiamo bisogno di tanto in tanto di accordarla. Quindi facciamo così: prendiamo, io qua ho il mio telefono, potete scaricare da qualsiasi telefono un'applicazione che è un accordatore, vi faccio vedere. Il mio si chiama N-Track Tuner, Tuner. È molto semplice da usare, quindi se noi suoniamo questa corda si dice che è un Mi. Andando alla corda di sopra, Si, Sol. Vedete, se compare un po' di rosso vuol dire che bisogna tirare poco poco questa corda perché sta calando. Questo è il Re. Va bene, il La va bene e il Mi, bisogna tirarlo poco poco. Ok, quindi ovviamente facciamo un esempio, scordiamo il Mi, suoniamo. Se ci dice Re diesis significa che siamo sotto, perché sappiamo che il Re diesis viene prima del Mi, è tra il Re e il Mi. Quindi dobbiamo tirare un po' la corda affinché arrivi a una tensione maggiore che ci faccia suonare il Mi. Proviamo. Eccoci. E adesso siamo di nuovo a Mi. Allo stesso modo, se è una corda, facciamo finta, tiriamo il La, ci dice La diesis. Significa che dobbiamo ridurre questa tensione affinché si ritorni al La naturale. È ancora alta perché c'è tanto di verde. Eccoci qua. E adesso siamo di nuovo precisi. Quindi accordiamo la chitarra e poi possiamo cominciare a suonare. Facciamo quindi la conoscenza della tastiera almeno per i primi tasti. Quindi se questa nota a vuoto è un Mi, sappiamo che pigiando sul primo tasto noi andremo ad aumentare di un semitono. Quindi la chitarra procede per ogni tasto un semitono per volta, quindi una nota proprio accanto all'altra, molto vicina. Quindi se questa a vuoto è Mi, il primo tasto è un Fa, perché sappiamo che tra il Mi e il Fa non esiste il diesis, quindi è già un mezzo tono questo spazio, questa distanza. Poi accanto avremo Fa diesis e poi Sol, andando avanti Sol diesis, accanto il La, La diesis, Si. Poi tra il Si e il Do sappiamo che non c'è il diesis. Quindi sarà direttamente Do questa nota, Do diesis, Re, Re diesis e di nuovo Mi. Quindi sappiamo che al dodicesimo tasto, di solito dove finisce il manico vicino alla cassa di risonanza, al dodicesimo tasto si ripetono tutte le note. Quindi se abbiamo fatto bene il nostro percorso, qui avremo ancora Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Passiamo alla seconda corda. Quindi, se questa nota è il Si, accanto avremo il Do, perché non esiste il Si diesis. Quindi, ancora andando avanti, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, e come vediamo al dodicesimo tasto si ripete il Si. Provate a farlo voi con tutte le corde
fino ad arrivare di nuovo al mi, fa diesis, sol, eccetera, eccetera, e qua dovete trovare di nuovo il mi. Se anziché andare dal suono più grave al suono più acuto, noi facciamo l'opposto, quindi partiamo ad esempio dal dodicesimo tasto, dove in questo caso abbiamo il mi, prendiamo sempre in riferimento alla prima corda, a scendere avremo mi bemolle, re, re bemolle, do, si naturale, perché tra il do e il si non c'è il diesis né il bemolle. Si bemolle, la bemolle, sol bemolle, fa e ancora mi, perché tra il fa e il mi non c'è il bemolle. E come vedete ci siamo trovati. Quindi fate questa riprova sia a salire che a scendere. In questo modo inizierete un po' a imparare la tastiera, anche se poi non ci sarà bisogno di ricordarsi tutto a memoria, però iniziamo a capire un po' il meccanismo. Bene ragazzi, quindi esercitatevi nella conoscenza della tastiera della chitarra e imparate bene ad accordarla, così da domani io poi ogni giorno pubblicherò un video in modo che possiamo imparare in breve tempo a suonare la chitarra, almeno in maniera semplice, con gli accordi base per strimpellare le nostre canzoni che ci piacciono di più. Ciao ciao, a domani!